Se te lo mettono di dietro, non ti agitare, potresti fare il loro gioco. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Quando ti alzi la mattina e ti accorgi che la vita tua non va bene perché l'ascensore non funziona, scendi per le scale, caschi per terra e ti fai male. Lo scooter l'ha rubato, nell'auto non c'è benzina. Corri che fai tardi stamattina e vedi che l'autobus, no, non passa mai. Sciopero, allora sì che tu sei nei guai. Ma dimmi come fai a vivere, prendila a ridere. Di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì, con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì. Ma io mi domando e dico, ma io mi domando e dico, io sono un attore, anzi meglio, un attuatore. C'è il cantatore che è l'attore dei suoi canti, l'attautore è l'attore dei suoi atti. Io, attuatore, dopo la prima del mio spettacolo, vado a cena fuori. Dopo un po' mi alzo al tavolo e mi avvicino a quello dove è seduta una donna e le chiedo sottovoce: scusi, posso prendere il pepe? Lei mi guarda e mi fa: brutto porco, brutto maniaco sessuale, ma come si permette lei a fare queste propostoscene a me, ad una donna che nemmeno conosce? Se ne vado, chiamo la polizia, via! Allora io, osservato da tutti, col viso rosso, imbarazzato, prendo e torno al mio tavolo, zitto, calmo e buono. Questa dopo poco si alza, mi si avvicina e sottovoce al mio orecchio mi dice: mi scusi per prima, ma sa, io sono una psicologa e mi piace vedere le reazioni delle persone quando sono accusate ingiustamente. Allora io da attautore faccio: come? 200 euro più la camera. Ma lei è pazza a legare? Ma si vergogni, sgualdrina, via! Ma io mi domando e dico, ma io mi domando e dico. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, la Luna è interessante, sì, anche un uomo sulla Luna è interessante, sì. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma più interessante, un uomo sulla Luna o una donna sotto il sole? E lo so io, lo so, e lo so io. E com'è che si trova una donna sotto il sole? Grazie ad un amico, sì, perché chi trova un amico trova un tesoro. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma chi trova un amico? Ha una sorella carina? E poi questa sorella carina vuole sposarsi. Ma ricordati, se cerchi un amante, che sia bella. Se cerchi un'amica, che sia ricca. Ma allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma se cerchi una moglie, che sia arteriosclerosi? E poi le mogli ti tradiscono, sì, ti tradiscono. Eh sì, ti spuntano le corna. E le corna sono come il dente del giudizio. Il dente del giudizio. Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma se le corna sono come il dente del giudizio? Perché vuol dire che quando escono fanno male? Noi lo sappiamo come sono le donne, sì? Allora veramente, io non capisco e mi chiedo, ma se del maiale non si butta via nulla, della maiala, teniamo soltanto il numero di telefono? Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Insieme! Oh, c'è polemica! Oh, c'è polemica! Oh, c'è polemica, tutta quanta per voi. Insieme! Oh, c'è polemica, oh, c'è polemica, oh, c'è polemica, tutta quanta per voi. Sì! Io ve l'avevo detto come andava a finire. Tanto il calcio e la politica sono. Nel calcio si dica vinca il migliore, ma in politica non si dice vinca il migliore, se no si rischierebbe di rimanere senza politici. I calciatori migliori sanno anche recitare e pare che vogliano mettere in scena una commedia di Pirandello, dal titolo Ma non è una cosa seria, e pare che vogliano ambientarla nell'aula di Montecitorio. D'altronde la politica non fa più presa sui giovani come nel 68. Adesso i giovani preferiscono picchiarsi allo stadio. Allora qui c'è polemica. Insieme!
c'è polemica. Oh, c'è polemica. Oh, c'è polemica. Tutta quanta per voi. Insieme. Oh, c'è polemica. Oh, c'è polemica. Oh, c'è polemica. Tutta quanta per voi. Sì. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito. Sì. No, amore, stasera no. Domani mattina mi devo alzare alle 7. Amore, ma non ti preoccupare. Se per domattina alle 7 non abbiamo finito, te puoi alzarti e andartene. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito. Sì. E son rosa, son rosina, sulla sarta la sartina, che taglia, cuce, rammenta, dalla sera alla mattina. E son rosa, son rosina, sulla sarta la sartina, che taglia, cuce, rammenta, dalla sera alla mattina. E oggi stavo per cucire da sola, e invece quell'altra, la mia sorella Mina, è arrivata in ritardo. Dico, ma che ha combinato, che ha fatto? Tutta rossa in viso, tutta trafelata, che è successo? Oh Rosa, è una pace, m'ha aggredito, Rosa, una pace, m'ha aggredito. Ah sì? E da che parte è volato via? Ma che? È scappato in bicicletta. Scherziata. Oh Rosa, e ti do di una cosa, dimmela. Il mio marito non mi guarda più, non mi guarda più, non mi guarda più. Quanto è vero che c'è Gesù? E non sai quello che mi è accaduto. Dimmi, che ti è accaduto? Dimmi che ti è accaduto. Oh Rosa, l'altro giorno era al cinema e ho dovuto cambiare posto per ben 12 volte. 12 volte. E perché? C'era qualche dove ti importunava? Beh, alla fine sì. Scherziata. Tanto Rosa, devi capire che mio marito non mi guarda più, non mi guarda più, non mi guarda più. Quanto è vero che c'è Gesù? E poi non sai quello che mi è accaduto. Che ti è accaduto? Dimmi che ti è accaduto ancora. Rosa, l'altro giorno è arrivato un signore, mi ha bussato la porta, mi ha sentito il campanello, io sono andato a rispondere, ho aperto la porta e l'ho visto, sto uomo mi fa, scusi ma suo marito è in casa? Ma veramente no, a quest'ora è sempre a lavorare. E questo ha fatto? È andato in casa, ha chiuso la porta, preso, mi ha portato sul letto e poi, ma ti rendi conto che ti ha fatto? Ma che ha capito che ti ha fatto? Ma che ha capito? Rosa, io ho capito, ma quello non ho capito è quello che voleva lui del mio marito. Disgraziato. Oh Rosa, ma poi il mio marito non mi guarda più, non mi guarda più, non mi guarda più. Quanto è vero che c'è Gesù? No, adesso basta, adesso tu mi stai a sentire. Te prendi, torni a casa tua, tu vai a tuo marito, ti prendi, ti trucchi, ti vai a imbellettare, ti metti i cosmetici, ti presenti un benuta e vedi che stasera, quella torna a casa. Si va a truccare, si mette il rimmel, si mette le sopracciglia, si mette la cipria, si mette il fondotinta, si mette lo smalto per unghie, un bel rossetto infuocato, nuda. Va da suo marito e fa, amore, che te paro? E lui, che te paro? Ma parami la bocca prima che ti dica quello che pensi, vai. E son rosa, son rosina, son la sarta la sartina, che taglia, cuce, rammenta, dalla sera alla mattina. E son rosa, son rosina, son la sarta la sartina, che taglia, cuce, rammenta, dalla sera alla mattina. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! 40 anni che lavoro in polizia, sì? Mi sono sempre fatto rispettare a tutti, tutti, sempre, sempre. Ma non come figlio, è tremendo, tremendo, tremendo suo figliolo. Che poi l'altro giorno sono tornati contemporaneamente a casa, lui e la sua sorella. E lui subito a chiederle, sorella, quando è la data del tuo matrimonio? L'8. Ah, l'8 di questo mese? No, l'8 per non sposarmi. Lo so, te dai retta alla mamma, perché la mamma diceva sempre che il matrimonio è una catena talmente pesante che bisogna essere in tre a portarla. Buoni, state buoni, guardate, mettetevi in quell'altra stanza, state lì per conto vostro e io devo andare a lavorare. Sorella, scusa, ma perché sei tornata a casa così presto? Sta zitto, ho fatto un incidente, ho fatto un tamponamento grossissimo. Bene, allora bisogna dirglielo, subito al babbo. No, stai zitto, guarda, ho distrutto la macchina, si arrabbierà moltissimo, figurati, non capirà più niente. Bene, almeno così io potrò consegnare la mia procella senza troppe grane. Tremendo, tremendo, tremendo sto figliolo. Che poi, dico, occhio non vede e cuore non duole. Il babbo le cose le sa, ma è meglio che non le sappia. Ma lui le sa tutte, tutte le sa. L'altro giorno un suo compagno di scuola gli fa, lo sai, ieri è morta, la mia zia è addonato. Occhi, cuore, milza, polmoni e reni. Ha fatto felice ben 7 persone. Ah sì, mia sorella l'altro giorno è andata in sedere, ha fatto felice un sacco di gente. E poi ho detto, basta stai calmo e non dire più queste cose a giro. L'altro giorno è tornata, aveva una faccia tutto giù, mocio. Ho detto, che hai fatto? Che hai? Babbo no, è che è successo che il maestro mi ha assegnato un compito in classe. Ah sì? E qual era questo compito? Sul quaderno bisognava scrivere
La tragedia, una tragedia, la tragedia, una tragedia. E allora? Allora io ho messo un puntino rosso. Un puntino rosso? Che vuol dire un puntino rosso? Vedi, mia sorella ogni mese mette sempre un puntino rosso sul calendario. Questo mese non l'ha messo. Quando il babbo se ne accorgerà, vorrà dire che scoppierà una grandissima tragedia. Tremendo, tremendo, tremendo sto figlio! Uè, uè. Con un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì! Perché sei bella più che mai, da fotografia in un'immagine che non va più via. E sei bella più che mai, da fotografia in un tempo dove tu non sarai più mia. La menzogna uccide l'amore, ha detto qualcuno. E la sincerità? L'amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. Allora, te la chiedo. Che cosa? Me la dai? Sì. Sì. 50 euro. 50 euro. Ma ti rendi conto? Ma che ti rendi conto? Ma che te ne rendi conto? Andiamo. Un po' di spirito, con un po' di spirito, con un po' di spirito, sì. Lavoro, un lavoro che non c'è e t'ha fatto illudere. E torni a casa, la donna t'ha lasciato per uno di cui lui di lei si è innamorato. E te l'ha venuto un amico e spari che ti aiuterà. E invece proprio lui se ne fregherà. E vedi che sei rimasto solo, solo in mezzo a tanta gente. Sei rimasto solo e non fai più niente. Dimmi come fai a vivere, prendila a ridere.